Siamo di ritorno da un tour non positivo per i risultati, ma credo che comunque sia un'esperienza importante a termine della stagione. Tu sei stato capitano della nazionale, volevo sapere come hai sentito questa esperienza. Beh, comunque è stata un'esperienza, io direi, abbastanza positiva, perché le squadre che abbiamo ci siamo misurati erano comunque nel ranking al di sopra di noi, tra cui l'Australia anche tra i primissimi posti nel ranking mondiale, quindi comunque tanta fiducia e poi anche nei risultati abbiamo perso all'ultimo secondo contro Fiji, comunque contro l'Australia fino agli ultimi minuti ci stavamo giocando la partita perché eravamo molto vicini e quindi devo dire soddisfazione comunque per l'attitudine dei giocatori e la voglia anche di andarsi a riprendere magari la partita negli attimi finali, magari con il punteggio, e di poter, causa fortuna o bravura anche dei giocatori, vincere una partita che magari qualcuno non si aspetterebbe. Ok, in secondo luogo mi chiedevo se secondo te, finita questa stagione, i test match che si presenteranno in vista delle Sei Nazioni dell'anno prossimo, vista la squadra un po' più unita, un po' più brava anche come abbiamo visto nel match con le Fiji, mi chiedevo se ti aspetti risultati migliori rispetto agli altri anni in qualche modo. Sì, mi aspetterò sicuramente dei risultati migliori, ma questo passerà molto veramente dal lavoro che si farà nelle franchigie. A Treviso c'è un allenatore che ormai è qua già da un anno, questa sarà la seconda stagione, quindi sicuramente la squadra sarà più affiatata e i giocatori prenderanno questa confidenza che verrà portata in nazionale. E mentre alle Zebre si è inserito un nuovo allenatore, e la squadra si sta un po' rivoluzionando e mi auguro che comunque porti qualcosa di positivo, e questo comunque ne sono sicuro, parlando con Connor è molto soddisfatto, e quindi mi aspetto che a novembre le franchigie possano inserire in nazionale dei giocatori che possano performare al meglio. Parlando di allenatori, mi chiedevo, dopo qualche anno ormai l'esperienza di Oshea si sta consolidando come allenatore della nazionale, mi chiedevo se siete convinti voi in squadra che questo allenatore dia una certa solidità alla squadra, sia crei e mantenga un gruppo stabile. Il lavoro di Connor è importantissimo, non è soltanto quello che fa in campo che bisogna focalizzarsi, ma bensì anche ciò che fa durante l'anno, la programmazione, il fatto di cercare dei professionisti nella preparazione atletica, professionisti in tanti campi, che comunque vengono sottovalutati a volte, invece fanno parte della preparazione di un atleta ad alto livello. Ormai lo sport si sta evolvendo a dismisura e ogni particolare è importantissimo per la preparazione, quindi mi auguro, ovviamente queste cose non si potranno vedere l'anno prossimo, ma secondo me nei 4 anni in cui Connor sarà con noi mi aspetto dei grandi cambiamenti, dei miglioramenti passo passo. Ok, ultima cosa, visto che siamo qua per l'occasione, mi chiedevo se queste bellissime maglie nuove dell'Italia offerte da Macron le sentiate già vostre o ci si deve ancora abituare, giustamente? È la prima volta che le indosso personalmente, però me le sento veramente bene addosso e sono felice di poter giocare con delle maglie nuove fatte da una società italiana che crede molto in noi, nel rugby, e quindi mi auguro che insieme possiamo fare dei passi in avanti.